Brutta partita, pessimo risultato. Analisi mordi e fuggi di un match segnato con il Circo Rettorosso tra quelli da vincere per fare classifica e gettato alle ortiche con una prestazione sottotono. Non fa certo freddo al Palarubini, ma le mani dei ragazzi di Dalmasson sono gelide allo start. Treviglio invece parte in modo convincente, buona circolazione di palle in attacco per mandare a canestro l'uomo meglio posizionato. Non certo un roster da urlo, quello a disposizione di coach Vertemati, ma le idee sono chiare e la coppia ceco-lituana Kislink Sorokas ci mette del proprio all'avvio. Gli ospiti toccano il 13-6 con la schiacciata del goriziano Turel, frequentatore assiduo della palestra di Vialocchi in estate e due anni fa vicinissimo alla firma con Trieste. I ragazzi di Dalmasson, dopo un time out, si rendono conto della perforabilità di Treviglio, certo non dotata di giganti stoppatori. Ed ecco allora che si apre la via per le penetrazioni, prima Bossi e poi Zakariev, che con due accelerate e un fallo imprime una decisa svolta all'inerzia. Il primo quarto finisce 16 pari con l'appoggiata a fil di sirena di Bossi. Trieste però sembra specchiarsi nel parziale appena siglato, Treviglio invece, operaia ed aggressiva, rimette le zampe sulla partita sfruttando palle perse ed errori nostrani e portandosi su un sostanzioso più 10 a 3 minuti e spiccioli da riposo lungo. I biancorossi fanno fatica a trovare conclusioni pulite e dall'arco nemmeno una tripla. Due canestre di Parks regalano un po' d'energia, ma Turel e Sorokas puniscono la difesa, si va negli spogliatoi sul massimo svantaggio, 25-37. Trieste riparte più concentrata, Cristo attacca il ferro con continuità, Pecile entra in partita con un fade away per poi confezionare un terno di assist al bacio, prima per Parks e poi due volte nelle mani di Canavesi. È però una tripla di Cristo il bulgaro a riaprire definitivamente il match sul 40-44 con il patch, a seguirlo a ruota portando i ragazzi di casa ad un punto dalla Remer. Si entra negli ultimi 10 minuti sul 51-52, Parks, che chiuderà con 17 rimbalzi, propizia con una stoppata il primo vantaggio della gara per Trieste con Baldasso, poi errori e nervosismo. Pecile esce per falli, Cristo propizia un nuovo pareggio con un gran recupero più libero aggiuntivo su 60 pari, poi però i ragazzi di Dalmasson smarriscono la lucidità mentre Treviglio va a ripetizione in lunetta con Tambone e Marino quanto mai precisi. Sul meno 4 a una manciata di secondi dal termine il fallo sistematico non aiuta Trieste, che perde una grande occasione per rimpolpare la classifica.